Lombo. Allora, intanto vi comunico che tirare con lombo ed essere precisi è ancora più difficile, estremamente più difficile. Intanto ho una biscia che scappa dappertutto ed effettivamente non possiamo proprio applicare tutte le regole che abbiamo detto con l'arco nudo, no? L'arco nudo c'è una massa sostanziosa, diciamo, che ci permette comunque di attivare certe strategie di tiro in una sequenza di tiro particolare. Nel lombo è un po' più un problema. Intanto guardiamo un pochettino la tecnica, poi parliamo anche della messa a punto. Allora, intanto la tecnica è quella che per forza di cose dobbiamo avere l'arco leggermente piegato. Dobbiamo avere l'arco leggermente piegato perché vedete bene che la finestra non è come la finestra degli archi nudi, quindi ce l'abbiamo in modo tale che se la tenessimo in posizione verticale, adesso questa c'ha una finestra abbastanza buona, abbiamo questa finestra ci nasconde il bersaglio del piede. Quindi dobbiamo per forza tenerla leggermente inclinata con questa parte qua dritta. Basta che teniamo questa parte qua dritta, questa parte qua deve stare dritta, non cambia niente, va benissimo. La posizione della mano è esattamente quella dell'arco nudo, anche nel lombò le nocche devono stare a 45 gradi. La fisica non è cambiata, il punto di spinta deve essere sempre in contrapposizione con l'osso radio. Quindi anche nell'arco nudo, spalle in avanti, anche nell'arco lombò, la stessa tecnica deve essere questa. Il problema qual è? Il problema è che io consiglio sempre di stringere un po' l'arco e solamente all'ancoraggio non stringerlo più. Quindi lo teniamo stretto. Una volta raggiunto l'ancoraggio, che abbiamo un forte punto di pressione, possiamo rilasciare le dita. Allora, avete visto, no? Io posso terrò stretto, così non mi sballonzola, arrivo all'ancoraggio e rilasso le dita. Quindi, esattamente come dice il libretto, tengo l'arco come un grappolo lungo. Ok? Quindi questo è il primo approccio. Il resto, l'organizzazione è come nell'arco nudo, no? Sempre con le stesse cose. Nel lombò è più facile essere un pochettino più dinamici. Avere un po' più, forse, paga un pochettino più la dinamicità. Anche perché non possiamo pretendere di essere precisi come con l'arco nudo. Prima di tutto perché lo strumento non ha questa precisione, è molto leggero, è di difficile manovrabilità e poi abbiamo delle frecce di legno. Le frecce di legno è difficile trovarle che si comportino tutte nella stessa identica maniera, anzi nessuna si comporterà mai nella stessa identica maniera come si comportano le frecce di alluminio e di carbonio, anche se adesso vedremo che c'è una strategia legata alla ricerca della miglior freccia. Se no ve la comprate già fatta. Anche nel lombò, che per l'appunto si utilizzano frecce di legno, il legno migliore è il legno di conifera, no? Quindi la conifera più utilizzata per la costruzione, perché si usa conifera? Perché è molto resinosa, quindi difficilmente si impregna di umidità, e la conifera più utilizzata per l'utilizzo è il cedro, non il cedro quello dei limoni, il cedro quello tipo pino, che molti si confondono su questo particolare, non il cedro frutto ma il cedro conifera, che produce per l'appunto un legno molto stabile, molto lamellato, con delle lamelle
molto lineari, nella quale possiamo avere uno spine su tutta la superficie identico. Hai una freccia? Nella scelta delle frecce, siano di pino, di abete o di cedro, dobbiamo fare attenzione, ma comunque fa già attenzione il costruttore, che la lamellatura, sì, qua non si vede molto, che la lamellatura sia uniforme su tutta la superficie, in modo tale che lo spine sia uguale dappertutto, il più possibile. Ovviamente, le lamelle, la lamellatura, sì, è proprio così. La lamellatura deve stare sul piano orizzontale, quindi in questo caso è stata la cocca è stata messa in modo corretto, e la lamellatura della freccia è in questa posizione, quindi le lamelle sono strutturate in questa maniera. Ed è logico, no? Perché lo spine dinamico che ne scaturirà deve avvenire sulle lamelle messe orizzontalmente e non verticalmente, se no cambierebbe completamente lo spine, sarebbe uno spine troppo alto, cioè si piegherebbe troppo la freccia se le lamelle fossero sul piano verticale, ok? Quindi le lamelle devono stare sul piano orizzontale. Qua purtroppo non ci può essere una concentrazione di carbonio più o meno per variare lo spine. Qua per variare lo spine ci sono tre tipi di frecce più con diametro sottile, con diametro un pochino più grosso, un pochino più grosso. Adesso mi ricordo 5 sedicesimi, 32 64esimi e qualcosa da 64. Che ovviamente sono dipendenti dal libraggio, ma anche qua possiamo lavorare sulla lunghezza dell'asta, senza esagerare, senza uscire dai famosi 10 cm dal, però possiamo giocarci un pochettino sulla lunghezza per trovare uno spine adeguato. Lo spine adeguato si trova esattamente come con l'argomodo. L'unico grosso problema, anche la prova della carta va fatta con l'ombò. L'unico inconveniente è che con l'ombò, essendo molto più difficile tirare, possiamo avere risultati discordanti. Ma i risultati discordanti sono esclusivamente dovuti alla nostra imperizia. Quindi è la perizia che scaturisce la buona messa a punto, no? Non il materiale. Quindi dobbiamo, essendo un arco difficile maneggiabilità, e io non consiglio mai di partire a tirare con l'ombò, può essere un punto d'arrivo tirare con l'ombò, cioè mi sono stancato del compound, mi sono stancato dell'arco olimpico, mi sono stancato dell'arco nudo, provo a tirare con l'ombò, allora ho buone chance di entrare in questo mondo se sono convinto di farlo. Ma è un mondo estremamente difficile, cioè essere precisi con questo, cioè passare dall'altra parte della barricata, non da quella antistress dove io posso divertirmi, vedere volare la freccia, andare nei boschi, ciacolare con gli amici, ai punti di ristoro, è un conto. Se io passo dall'altra parte della barricata e anche con questo strumento voglio essere agonista e voglio fare centro con ripetitività, ahimè, e devo sopportare infinite delusioni e ripartire continuamente, perché è uno strumento molto difficile da usare, ci sono tantissime cose da tener conto. Non ultimo, l'importanza dello strumento. Ahimè, i lombò sono molto cari. L'andamento prestazionale però è logaritmico. Cosa vuol dire? Che non è che se spendo 500 euro in più ho il doppio delle prestazioni di uno, se spendo 1000 euro ho il doppio delle prestazioni di quello da 500. O sarà logaritmico, man mano che salgo di prezzo ho
ho sempre prestazioni in più, ma sempre più limitate. Quindi servono solamente se io ho già una buona tecnica. Man mano che affino la tecnica posso aumentare lo strumento. Sul lombò vale molto questo. Per contro, io consiglio sempre di comprare un buon lombò da almeno 500 euro. Perché questo? Perché se io uso con assiduità questo uno strumento come il lombò, devo garantirmi un minimo di affidabilità nel tempo e nello spazio. Cosa vuol dire? Che il lombò da 60 euro e il lombò da 2000 euro lo stesso giorno fanno le stesse cose in modo identico, cioè sono precisi identici. Ma il lombò da 60 euro dopo un mese non funziona più bene come se lo uso con continuità, come quello da 1000 euro. Non solo, ma il lombò dai 500 euro in su, le costruzioni sono state fatte in modo tale che, uno, le vibrazioni sono distribuite sulle fibre e non sul mio braccio. Quindi la dissipazione dell'energia avviene attraverso l'arco soprattutto e non sul mio braccio, non mi ammazza. Perché io se tiro poche frecce ogni tanto va bene tutto, ma se io tiro 300-400 frecce ogni giorno alla settimana, come le tiravo con l'arco olimpico, con l'arco nudo, col compound, e voglio allenarmi bene io mi ammazzo, cioè mi parte immediatamente questa zona dell'acromio, perché è la zona in cui tutte le vibrazioni si fermano di un arco come questo, che non ha nessun fermo di vibrazioni e dove manco si possono mettere i funghetti. Puoi solo mettere questi affarini qua, che non servono per le vibrazioni, eh? Lo sapete cosa servono questi? Quelli servono nella caccia per silenziare lo scopo, nient'altro. L'hanno fatte passare per smorzatori. Quindi, ahimè, se uno decide di intraprendere una carriera agonistica, uno purtroppo deve spendere, d'altronde si spendono 500 euro per un riser, con i flettenti, non so, un riser d'arco nudo di buon livello, 500 euro, flettenti di buon livello, 500 euro, ecco, abbiamo speso 1000 euro, eh. Quindi perché un lombò da 1000 euro deve essere una cosa strana? No, c'è una lavorazione, c'è un progetto, c'è un... dietro c'è un sacco di cose che permettono di avere un andamento fluido, ma soprattutto di non avere vibrazioni. Le vibrazioni vengono smorzate. Seconda cosa, è molto curata il diagramma di trazione nel lombò di alto livello. Magari partono un pochino, questo parte un pochino moscio e viene un po' più duro dopo. Sarebbe meglio che partisse un pochettino di più all'inizio, ma in questa posizione qua l'andamento di trazione sia un pochettino più elevato, in modo che io vado almeno in ancoraggio con facilità, dopodiché faccio la mia azione e faccio il mio tiro. È logico che voi avete capito subito che quando sono in questa posizione con così poca massa e tutto si riflette su questo braccio, eh? O in alternativa, ecco perché è molto meglio avere un tiro dinamico, no? Mi posiziono già bene, devo mettere una corda finta, mi posiziono già bene e poi faccio un tiro un pochettino di slancio. Non è sbagliato, potrebbe anche avere un senso. Il problema è che più facciamo le cose in modo dinamico e meno abbiamo precisione. Ma precisione, cioè possiamo andare bene in quelle gare dove dobbiamo prendere una cosa grossa così. Ad esempio,
nelle gare FIARC basta prendere l'esagono per il lungo, quindi basta fare tocca, cioè l'importante è prenderlo, perché gli zeri sono la normalità, quindi una volta che io, vale molto l'esagono in queste gare, non c'è bisogno di prendere lo spot o il super spot o il perfect. Basta prendere la sagoma, quindi io tirerò, se ho un animale, lo un boss si usa in questa occasione, se ho un animale tirerò nella parte dove ho meno possibilità di sbagliare e in qualche modo gamba, ginocchio, testa, spalla, qualcosa prenderò. Normalmente è questo che si fa, perché è molto difficile ottenere di buoni risultati. Figuriamoci nelle gare FITARCO dove le distanze sì sono molto più brevi, però bisogna spot da prendere sono piccoli. Ora il long bow può anche essere utilizzato negli hunter field ed effettivamente le distanze al massimo sono di 35 metri con 3 frecce da tirare a 40, cioè abbiamo 69 frecce da tirare sotto i 35 metri. Quindi, però abbiamo anche i pidocchi a 15 metri, il long bow purtroppo tira anche i pidocchi a 15 metri, questo secondo me è un... però diciamo dobbiamo prendere questo cerchio da 20 cm perlomeno, poi se riusciamo a stare più possibile nel centro di questo pidocchio a 15 metri meglio per tutti. Messa a punto, allora abbiamo parlato della scelta delle frecce, anche la scelta delle frecce normalmente si comprano cosiddette già spinate e già pesate, quindi le aste si acquistano già tagliate, già dello stesso peso e già dello stesso spine, no? Sì. Lo spine statico si misura esattamente come abbiamo detto stamattina, si mette su due cunei con un peso e c'è uno strumento che misura. Non importa cosa misura, l'importante è che tutte quelle che vi danno il lago sia andato nel posto giusto. Poi comunque le tagliate e lo spine statico lo trovate automaticamente, no? Quello che fa per voi, che vada bene poi dinamicamente. L'importante è che poi la cocca, se non ve la mette il negoziante, sia con le lamelle, perché così è stato spinato, quindi lo spine è stato fatto così e la tirerete così. Messa a punto identica, frecce impennate, frecce spennate, magari su 15 metri, no? Io non andrei oltre 15 metri. Il breast normalmente lo dice il produttore, diciamo che normalmente nel long bow è un breast molto basso, no? È un breast che addirittura si misura in questo modo qua, quindi diciamo normalmente dovrebbe essere tra i 6 e i 7 pollici, normalmente, ma comunque ogni arco ha il suo breast, io direi di stare assolutamente con cosa dice chi l'ha prodotto, avrà fatto le sue prove, avrà visto che dinamicamente si comporta in modo ottimale. Non è il modo ottimale, non è quello che mi fa fare più piedi al secondo, ma è quello che mi fa comportare la freccia non in modo caotico. Allora, se non capisco per quale motivo al mondo, ma tutti me lo chiedono perché vedono tanta gente tirare così. Allora, non c'è nessuna ragione al mondo per tirare così, nessunissima ragione, no, non esiste, perché se io decido di tirare così, posso tirare così in qualsiasi altra angolazione, allora vale tutto, perché mi devono spiegare e nessuno al mondo mi ha spiegato cosa c'è dietro questa soluzione, se non a me è andata bene così. A me è andata bene così. No, ma dite la vostra. Non date le risposte le do io. Dite pure la vostra. Bottone, ho sentito anche questa. Ho sentito che la freccia
gira e quindi quando passerà passerà così. Ho sentito, c'è qualcos'altro che avete sentito? Cioè magari non lo sapete neanche. Allora vi comunico ufficialmente in modo ufficiale, e non c'è nessun se e nessun ma, che quando la freccia è giusta in qualsiasi tipo di arco, olimpico, lombò, distintivo, arco nudo, eccetera, se la freccia è giusta, la freccia passa qua sempre, perché ci abbiamo detto che ci gira intorno, bottone e passa qua. Quindi passa qua, se la freccia è giusta passa questa distanza, e poi se la freccia è giusta la freccia passa qua. Voi dovete ambire ovviamente a questo. Vengono utilizzate le alette naturali proprio perché non danno nessunissimo, anche se toccassero, non implicano nessun spostamento di nessun genere, cioè l'interferenza viene ridotta al minimo, grazie per l'appunto alle alette naturali. È esattamente come un rest magnetico, molto leggero, anche se viene toccato da una freccia in plastica, non da interferenza. Apposta l'hanno fatto così. Quindi vi comunico ufficialmente che succede questo. Quindi se tocca da qualche parte, perché la freccia non è giusta, voi non avete tirato bene, non avete rilasciato male. Se la freccia è giusta, tutti gli archi funzionano così e devono funzionare così. Quindi non c'è nessuna ragione al mondo, a questo punto, se è vero come è vero, che se ed è vero, perché lo dicono fior di filmati, la freccia passa qua, non c'è nessuna ragione al mondo di mettere la freccia in un modo o in un altro, o comunque con le frecce naturali. Con le frecce in plastica, bene sì, alle volte per evitare interferenze con rest rigidi, l'arco olimpico ruota di un quarto di giro, io tanto sento, ha un senso, ruotare di un quarto di giro, spolvero col via va finché ruotando la cocca non do più interferenza. Ecco, l'arco olimpico che tiro a 70 metri, credetemi, una piccola interferenza e cavolo, può variare da un punto, no? Anche questa è una situazione con quegli archi, con quelle precisioni, con quelle distanze, dove ogni errore di interferenza può essere amplificato al massimo. Ma qua, dove cavolo volete tirare con questo lombo? Anche se tocca un pochettino, vabbè, si sposterà di 2 centimetri. Pazienza, non saranno mai quei 2 centimetri. Certo che se batte, sì, allora c'è qualcosa che non va, o lo spine, o il vostro rilascio, o qualcosa di rotto nella cocca, certo. Ma un minimo di interferenza vi assicuro che non influisce minimamente sulla precisione. Quando utilizzo anche frecce di legno, ma con impennaggio di questo tipo. Quindi, l'unica, vi do una spiegazione. C'è una spiegazione, alla fine. Alla fine c'è una spiegazione, perché vedo tirare così. C'è una spiegazione. Quando mai può essere conveniente tirare così? Pensate che pure io tiro così col mio arco nudo, con le alette incoccate in questo modo. Con le alette incoccate in questo modo anche io in alcune occasioni tiro in questo modo qua. Quali sono? Faccio in fretta. Sono quelle occasioni nelle quali, a causa dello string, l'aletta mi andrebbe sull'occhio. Ad esempio, nei pidocchi a 5 metri io l'aletta ce l'avrei esattamente sull'occhio e non vedrei a 5 metri solo in questa posizione. E come faccio a tirare a 5 metri in questa posizione? Non vedo le 6. E allora ruoto l'aletta. La mia freccia ha una messa a punto giusta,
non mi interessa dove sono le alette, perché non toccano in nessun modo, sono sicuro che non toccano in nessun modo, perché passano un centimetro dal resto, nonostante lo string. Quindi non mi interessa, non hanno interferenze di nessun genere. E quindi io mi posso permettere di ruotare la rete in questo modo e di tirare a 5 metri, non ammazzerò nessuno, tirare a 5 metri così e di vedere perfettamente l'avversario. Ecco, questo ha un perché, ha un senso. Altri non ce ne sono. Certo. Siccome sono perso il impegno e come prima stavamo parlando a imprendere, non sono mai abituato. Certo. Ruotare le frecce a volte è utile per vedere come rispondono. Sì, ma qua si parla della rete, Certamente no, le frecce. Io posso ruotarle per come rispondono. Certo, certamente che sì. Alle volte io voglio variare lo spine e ruoto leggermente e mi varierà. Sì, e poi leggermente, perché se esagero sono fottuto. Cambia immediatamente, c'è un muro che cambia subito. Quindi vi conviene molto di più, magari se l'ho tagliata troppo, magari forse sì, e l'ammorbidisco ruotando. Se l'ho tagliata troppo. Se no, faccio le cose piano piano e alla fine trovo lo spine giusto che mi fa fare un buon strappo. Numero di file e materiale della corda. Numero di file e materiale della corda. Anche per quanto riguarda l'arco nudo è interessante. Allora, anche nel compound, come nell'arco nudo, è basilare che la corda abbia una buona massa. Ora non dico che debba avere ovviamente tutto quello che pesa, non è indispensabile, però una buona massa intanto smorza le vibrazioni, assorbe le vibrazioni e quindi mi permette di avere un risultato più ripetibile, perché se io uso una corda molto leggera e potrei farlo. Perché ormai i materiali con cui sono fatti gli archi sopportano anche corde da 6 fili. Ma quello che è importante è avere una buona massa. Cosa che invece è molto più sopportabile negli archi olimpici. Negli archi olimpici è sempre per i bilanciamenti, è sempre per la struttura dell'arco, la grande massa che ha l'arco, io posso permettermi anche di tirare con pochi fili. Provare a tirare con tutti, anche se io dico che esistono al mondo solo due tipi di corde, sotto le 40 libbre e sopra le 40, 18 fili sotto le 40 libbre, 20 fili sopra le 40 libbre, per quanto riguarda il filo fine, team, perché ci sono due tipologie di fili, oppure 12-14 fili per, che ne so, di 75 e 18, 16, 18 o 12, 14 o 16, per quanto riguarda il filo più spesso. Per l'arco nudo io non consiglio filati rigidi, ma filati di vecchia generazione, quindi non consiglio di utilizzare, non è che non potete utilizzare, è che perdonano, questa parola non mi piace per niente, perdonano molto meno, essendo molto più rigidi. Possono innescare insicurezze, no? che voi già avete, e quindi amplificare. Quindi tutti i filati per il compound non vanno bene per loro. Tutto quello che va benissimo per il compound non va bene. Excel, Trophy, BCX, X, Formula X, X2, per tutte queste formule che utilizzano i compound non vi consiglio di utilizzare. Sono quelle che costano più caro, tra parentesi, forse più costa caro, sembra che tutto sia andato bene. Torniamo al vecchio Dacro. No, Dacro no, ma il Fast Fly assolutamente sì. Fast Fly va bene, non ha mai detto che il Fast Fly non deve andare male. Certo, ci va 500 frecce per stabilizzarlo, e tirate queste 500 frecce. Dopo